L'intenzione di Vladimir Putin di esigere dall'Europa solo pagamenti in rubli per il gas russo ha trovato l'opposizione dei principali acquirenti, come Germania e Italia. Probabilmente Putin cerca di rafforzare la valuta nazionale con questa scelta, che potrebbe però trasformarsi in un'arma a doppio taglio, come spiega la nostra inviata. Alcuni analisti pensano che sia un tentativo di sostenere la propria moneta, creando domanda di rubli. Ma un esperto con cui ho parlato ritiene possibile il rischio che i clienti si allontanino, che la cosa provocherà caos nel sistema di pagamenti. E questo è davvero pericoloso per l'economia russa, che dipende molto dalle esportazioni di gas. Il governo di Putin imporrà infatti ai compratori di aprire un conto su Gazprom Bank, istituto controllato dallo Stato. Ma il meccanismo non è del tutto chiaro, visto che teoricamente consentirà agli europei di pagare in euro, lasciando poi alla banca il compito di cambiare il denaro. Il Cremlino ha tentato di risollevare il valore del rublo anche aumentando i tassi di interesse fino al 20%, ma se le sanzioni aumenteranno ancora non gli resteranno più molti margini di manovra.